Che cosa è l'amore? L'amore è l'assenza di giudizio. Com'è facile farsi ingannare dalle emozioni? In effetti, sembrerebbe che la risposta sia esatta. È esatta solo quando diamo un certo valore alla parola giudizio. Che cosa è per voi il giudizio? Per me il giudizio è il verdetto di un giusto. Io ti amo e in ogni attimo ti amo perché continuamente confermi chi amo. Se domani mi deluderai, il giudizio del giusto ti giudicherà per sapere con chi ha a che fare. E se vale ancora la pena di vivere con il salame sugli occhi. Il giudizio è quello che ci ha permesso di arrivare ad essere quello che siamo. Più ti giudichi e più evolvi. Perché attraverso il giudizio conosci te stesso, ma non il giudizio che condanna solamente, ma il giudizio che soprattutto assolve ed innalza. Ti amo, ti giudico continuamente per scoprire le altre cose meravigliose che sono dentro di te. Dare un giudizio su quello che accade per viverlo in piena coscienza. Riconoscere l'altro continuamente diverso ogni giorno. Diverso perché un aspetto nuovo si è rivelato, aggiungendosi a quel che già a quel già grande amore. Si è rivelato, è stato giudicato eccezionalissimo ed è stato aggiunto alla conoscenza del proprio amore. L'amore non nasce forse dall'ignoranza che hanno dell'altro? E non sarà forse il tempo a farlo crescere o morire, questo amore? Sarà il giudizio, il mezzo per vivere la realtà, colpevole e innocente, buono o cattivo, bello o brutto. Ogni attimo della nostra vita il nostro corpo giudica. Così anche la nostra coscienza. L'importante è che il giudice sia imparziale, la verità prima di ogni altra cosa. Ti incontro. Se non giudicassi chi sei, resteresti senza anima. Quello che tu manifesti viene giudicato da me per capire chi sei, che anima hai. Perché se il tuo comportamento non sarà ritenuto appropriato, il giudizio negativo si attiverà mettendoti in guardia, frenandoti. Mentre se c'è sintonia, l'anima si apre a nuove speranze. Che nel tempo, sotto l'attento vigile del giudizio, permetterà a questo amore di espandersi all'infinito. Giudica, ma ricorda che verrai giudicato con lo stesso metro. Troppo facile dire non giudicare perché con lo stesso metro verrai giudicato. In questo modo si deresponsabilizzano gli esseri.
Io invece vi dico di giudicare con il cuore e con la mente. Nessuno vi giudicherà. Sarete voi stessi i vostri giudici. E dal vostro livello di coscienza raggiunto vi giudicherete. Non è forse quello che credete di fare sulla terra? Siete davvero in grado di giudicare voi stessi? Come se si giudicasse uno sconosciuto?